poi delle indicazioni valide per questa serata. Io ho finito, la parola a Mirosa Servidani. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'invito che ho accolto davvero con piacere, perché faccio l'insegnante di mestiere e so quanto lo sport sia importante. È importante a tutta l'età, ma in particolare è importante per i ragazzi, per la loro crescita, per i valori che lo sport dà a questi ragazzi, quanto mai necessari, quel sacrificio, la responsabilità, la socializzazione sono valori importanti. Io voglio stare nei 10 minuti anche meno e quindi mi concentro sugli aspetti essenziali, e per me è molto importante sentire il territorio, sentire quali sono le esigenze, le istanze e come anche noi sul piano provinciale possiamo, come dire, aiutare i territori. E anche mi piace fare, come dire, avere un approccio super partner, non in questo momento non legato al mio partito, ma io penso che tutti i partiti debbano porsi come primo obiettivo quello del servizio al territorio, soprattutto quando parliamo di partiti che operano a livello territoriale. Poi naturalmente ci sono le differenze. Allora, per stare alla provincia, sentivo prima i dati di Seriate, e per quanto riguarda la provincia di Bergamo i dati sono ancora peggiori per quanto riguarda l'investimento e le risorse dedicate allo sport. Il bilancio di consuntivo di quest'anno chiude a 184 milioni di euro, qualcosa come 350-360 miliardi delle vecchie lire. Per lo sport sono stati stanziati 200 mila euro, quindi siamo allo 0,1%, quindi praticamente le briciole. Quando chi è in amministrazione lo sa bene, quando si presenta il bilancio ogni assessore presenta una relazione di accompagnamento relativo al suo settore. Ecco, il capitolo dello sport consta di 22 righe, le ho contate, su un tomo di quasi 500 pagine. Io penso che questi due dati siano significativi per dire quanto sia centrale lo sport per questa provincia. Per carità, è vero, per ognuno di noi, a seconda del lavoro che fa, a seconda dell'impegno, a seconda dell'associazione di volontariato a cui appartiene, vede come centrale, come importante o prevalenti il suo settore, e questo è per carità naturale. Però dall'essere prevalente ad essere infinitesimale come è lo sport per la nostra provincia, insomma, ci passa anche c'è anche una via di mezzo. Sicuramente sullo sport bisognerebbe investire di più, soprattutto per quanto riguarda lo sport giovanile, lo sport non agonistico, lo sport che praticano i nostri ragazzi, proprio per il valore educativo di crescita che lo sport ha. Allora, per quanto riguarda la provincia, diciamo che soprattutto lo sport passa attraverso la sua competenza sull'edilizia scolastica. Lo ricordava Ines prima, la provincia ha competenza sull'edilizia scolastica per quanto riguarda le scuole superiori. Ora, anche qui il bilancio prevedeva, bilancio 2010 prevedeva per l'edilizia scolastica meno di 7 milioni di euro. Quindi 7 milioni rispetto, addirittura il preventivo 2010 erano 354 milioni di euro. E anche qui vedete che sono davvero pochi euro. Di questi 6 milioni sono stati effettivamente spesi
e quindi si è realizzato per 1 milione di euro, cioè meno del 20%. Questi interventi, questo milione poco più speso, hanno riguardato interventi di manutenzione straordinaria, solo interventi di manutenzione straordinaria. Quindi niente scuole nuove, niente laboratori nuovi, ma soprattutto per il tema di stasera, non che i dati per carità non siano importanti, ma non voglio entrare nel tema scuola perché ci porterebbe un po' fuori rispetto al tema di stasera, ma soprattutto niente palestre. Ora, una delle urgenze, una delle criticità, questo lo riconoscono anche gli stessi amministratori provinciali, è la carenza di palestre sul nostro territorio. Abbiamo istituti di 1200-1300 studenti, sto parlando tanto per fare un esempio romano, che non hanno una palestra. Parte, ripeto, tutti i disagi per quanto riguarda la scuola, questo vuol dire che se noi non abbiamo le palestre, anche lo sport che si pratica a livello territoriale è in sofferenza, in grande sofferenza. Oltretutto anche le palestre che abbiamo, alcune, non tutte naturalmente, però una parte delle palestre che abbiamo avrebbero bisogno di interventi di manutenzione straordinaria. So che questa è la competenza della provincia e so benissimo che i comuni sono in grosse difficoltà, non riescono a intervenire anche su questo settore perché tagli la finanziaria, la riduzione dei trasferimenti eccetera, davvero penso che fare il sindaco in queste situazioni sia difficile. La provincia da questo punto di vista non sta aiutando. Certamente in un periodo di crisi bisogna fare delle scelte, bisogna indicare delle priorità. Io penso che la scuola e lo sport sia una priorità e che comunque se si fanno anche scelte diverse non si può ridurre lo sport a 22 righe e a qualche spicciolo, cioè gli interventi almeno sulle palestre si devono fare, è necessario avere più palestre perché altrimenti la sofferenza, io penso, poi vi ascolterò davvero con molta attenzione perché io penso che un politico debba certo lavorare, certo fare la sua parte, certo parlare, ma soprattutto debba ascoltare e debba ascoltare le esigenze e i bisogni del territorio. Questa è la prima cosa che deve fare. Poi sulla scorta di queste esigenze, di queste necessità, allora si muove e per quanto gli è possibile cerca di realizzare e di rispondere ai bisogni e alle richieste del territorio. Bisogna certamente investire di più, cioè, perché con investimenti, con risorse di questo tipo, chiaramente non si riesce a fare nulla. Io penso, ripeto, che le due principali criticità siano quelle che vi ho illustrato e che il primo campo di intervento riguardi proprio l'edilizia scolastica, in particolare le scuole. Io mi fermerei qui per non rubare tempo. Grazie a Mirosa Servidati, adesso la parola allora ad Angiolino Pedrini. Allora, sono contento di rivedere un po' di